al tema del monitoraggio e della governance dei contratti ICT che Agid insieme a Formez organizza in questa seconda edizione all'interno del progetto che ormai conoscete per le numerose attività che sono state realizzate online, informazione e formazione per la transizione digitale della PA nell'ambito del progetto più complessivo Italia Login, la casa del cittadino, che è un po' in governance e capacità istituzionale dell'attuale programmazione 2014-2020. Allora, vi parlo ancora un po' per aspettare che i molti iscritti, abbiamo più di 600 iscritti per questo webinar, si riescano a collegare e nel frattempo vi do qualche indicazione sul programma che abbiamo definito per questa iniziativa. Intanto vi dico che saremo con voi per i prossimi anche 23 e 30 novembre. L'orario è sempre questo, dalle 14:30 alle 16:30 di pomeriggio, del mercoledì pomeriggio. Allora, avremo con noi per un saluto introduttivo Rosa Barrese di Agid, che prenderà la parola dopo di me, e a seguire abbiamo appunto il saluto del dirigente Ludovico Anniballi dell'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione di Agid. Dopodiché abbiamo i nostri due esperti di punta sul tema, che chi di voi ha seguito la precedente edizione ha già imparato a conoscere, che sono Maria Luisa De Santis e Andrea Susa, che vi parleranno appunto del modello di governance e della circolare Agid dell'1-2021 che riguarda proprio il monitoraggio dei contratti. Quindi ci sarà alle 15:30 una pausa caffè, riprenderemo dopo appunto con l'approccio al monitoraggio e ci sarà una parte dedicata alle risposte alle vostre domande. Come sapete, come vi ricordate, le domande possono essere poste in chat, noi le selezioneremo e le proporremo poi negli ambiti, negli spazi appositamente previsti ai docenti che vi risponderanno. Vi ricordiamo che noi cerchiamo di rispondere sempre a tutte le vostre domande già direttamente online nel corso del webinar. Nel caso le domande dovessero essere talmente numerose che non facciamo in tempo, potete poi trovare delle risposte sui PDF che noi pubblichiamo nella pagina di Eventi PA dedicata a questo evento, che è quella da cui vi siete iscritti, dove poi troverete anche la registrazione del webinar e le slide che i docenti hanno utilizzato. Vi ricordo che per questi tre webinar che hanno appunto questo tema del monitoraggio dei contratti, potete alla fine di ogni webinar, dopo l'approvazione che il nostro helpdesk darà rispetto ai partecipanti, vi ricordo che per essere considerati partecipanti effettivi a questa iniziativa bisogna partecipare per non meno di 40 minuti. Chi ha partecipato più di 40 minuti potrà scaricare l'attestato di iscrizione direttamente dal sistema Eventi PA. Ho finito con le informazioni, vi auguro buon webinar, passo subito la parola a Rosa Barrese di Agid. Pomeriggio, benvenuti a tutti. Siamo contentissimi di ricominciare con questa seconda edizione di questo corso sul monitoraggio e la governance dei progetti ICT, avendo avuto nella precedente edizione una partecipazione davvero sperata rispetto ai contenuti tecnici, strettamente tecnici di questo intervento. Questo intervento, come sapete, si inserisce in una serie di altre iniziative che Agid e Formez stanno conducendo. Sono iniziative di formazione, di cicli di webinar e anche queste hanno avuto una partecipazione che ha superato i 12.000 iscritti. Quindi, e noi siamo, abbiamo preso questa sfida proprio durante il periodo della pandemia, abbiamo accettato la sfida di provare a proporre una formazione anche tecnica, una formazione per i dipendenti della pubblica amministrazione, che fosse una formazione gratuita, diffusa e che cominciasse ad affrontare contenuti così tecnici. Quindi siamo molto contenti anche della vostra partecipazione. E voi vedete, io sono
piena di entusiasmo per questa iniziativa. Questa iniziativa vedrà la partecipazione di due persone di Agile, che sono naturalmente i nostri esperti di punta, a cui voi potrete chiedere informazioni, potrete chiedere chiarimenti, quindi noi ci aspettiamo che questa sia una interazione continua che faccia crescere anche noi naturalmente con i vostri contributi e con le vostre domande. A questo gruppo che da oltre un anno lavora su questi corsi, su questi webinar, su queste iniziative di formazione congiunta Agid e Formez, si è unito adesso il nostro nuovo dirigente dell'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione. Che è un'altra persona come noi, che è un'altra persona entusiasta e che un po' presenterà questa iniziativa anche nell'ambito delle attività che noi come Agid stiamo conducendo. La persona di cui parlo è Ludovico Aniballi, che a cui do subito la parola. Io auguro buon lavoro a tutti e Ludovico, a te, prego, comincia. Buon lavoro. Ok, mi sentite? Sì, penso di sì. Grazie Rosa, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Come ha anticipato Rosa, sono Ludovico Aniballi e sono il responsabile dell'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione. Vedo la mia telecamera un po' che si muove, non so se. Ok. Quindi diciamo che questa è l'area. Vado avanti con le slide per. Ok, l'area indirizzo e governance della pubblica amministrazione di Agid è l'area che realizza un po' tutti quelli che sono gli obiettivi istituzionali di Agid che vengono dettati da norma. E norma in particolare faccio riferimento ovviamente al CAD e all'articolo 14 bis del CAD. La nostra area è suddivisa in quattro servizi che fondamentalmente sono dei servizi che accompagnano la pubblica amministrazione nelle diverse fasi del processo di digitalizzazione. E ovviamente quindi parliamo del servizio di redazione e aggiornamento del piano triennale, che tra le tante attività, ovviamente qui semplifichiamo molto, però tra le tante attività che fa, appunto, quella più conosciuta è quella di redazione del piano triennale dell'informatica nella pubblica amministrazione, che fondamentalmente è il documento che detta la strategia a breve e medio termine per la digitalizzazione della pubblica amministrazione. E abbiamo poi il servizio delle gare strategiche e che indirizza appunto le gare strategiche ormai fondamentali per tutte le pubbliche amministrazioni e il servizio pareri che molto conosciuto almeno da tutte le pubbliche amministrazioni centrali, perché appunto il 14 bis prevede un obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali di venire a parere per le gare, per determinate gare con determinate caratteristiche. E lo scopo di questo servizio è quello di fornire, di supportare le pubbliche amministrazioni nella fase propedeutica alla definizione di una gara, dando indicazioni sia da un punto di vista strategico che di congruità tecnico-economica, come previsto dalla norma. E infine abbiamo il monitoraggio dei grandi contratti di cui parliamo oggi, e il cui scopo, sottolineo anche qui, è quello di supportare le amministrazioni nella fase di esecuzione dei contratti, dei progetti e anche nella fase post, quindi per poter individuare tutti i punti di forza o i punti deboli, diciamo, della gestione di un progetto per poterne anche fare tesoro per le successive esperienze. E sottolineo appunto il fatto che sono tutte attività,
principalmente di supporto. Cioè, quello che vogliamo e che poi illustreranno meglio i colleghi e l'ingegner De Santis, che è responsabile del servizio di monitoraggio, e è proprio quello che la nostra attività è di, il nostro scopo è supportare le amministrazioni, affiancarle e non semplicemente dare un adempimento in più alle pubbliche amministrazioni. E quindi lo scopo della nostra attività è questo, ci tengo a sottolinearlo. E vi ringrazio per la partecipazione, siete veramente molto numerosi e vi lascio all'ingegner De Santis per entrare in dettaglio in particolare per quanto riguarda tutte le novità introdotte dalla circolare 1 del 2021 sul monitoraggio. Grazie a tutti. Ok, Maria Luisa, allora se cominciamo con la comunicazione, se ci sono molte domande, io comincerò poi a portele nel box domande e decidi tu appunto se rispondere alla fine oppure durante la comunicazione. Lascio la parola e allora sentiamo, vedi, prova a parlare se ti Perfetto, risentiamo. perfetto, mi è chiaro Patrizia, facciamo così. Allora, buongiorno a tutti, sono Maria Luisa De Santis, la maggior parte di voi già mi conoscono, ho visto insomma poco fa la lista degli iscritti e ci sono tante persone con cui abbiamo collaborato insomma in questi anni. Mi presento, sono un ingegnere informatico e il mio ingresso nella pubblica amministrazione risale al 2007. Anno in cui sono entrata nella provincia di Como come dipendente di ruolo e come responsabile del settore innovazione tecnologica. Questo mi ha consentito ovviamente di gestire contratti IT e di conoscere le difficoltà con le quali insomma vi confrontate quotidianamente. Dal 2017 sono all'interno del mondo Agid con un bando di mobilità e appunto, faccio parte del gruppo di monitoraggio da aprile responsabile del servizio. L'obiettivo di oggi, come già diciamo annunciato in precedenza, è appunto quello di affrontare la tematica del monitoraggio dei contratti. Molti di voi sanno che questo percorso è nato in realtà nel 2016, anno durante il quale è stata emessa la prima circolare legata all'attività di monitoraggio, che era la circolare 4 del 2016. Nel 2021, dopo 4 anni di esperienza e affiancamento con alcune delle pubbliche amministrazioni centrali, abbiamo deciso di apportare alcune modifiche alla circolare, che poi vi riassumerò insomma velocemente nelle slide successive. Questo ci ha consentito ovviamente di avvicinare la metodologia, l'approccio al monitoraggio a quella che è appunto la metodologia utilizzata, possiamo dire, nel mondo privato, come prassi, che è appunto il project management. Perché in realtà parliamo di governo di contratti IT? Il monitoraggio non è un'attività a sé stante. In realtà sappiamo tutti che all'interno delle pubbliche amministrazioni, come nelle imprese, gli organi di vertice definiscono le strategie, quindi abbiamo una strategia IT ben definita, dalla quale scaturiscono dei programmi e all'interno dei programmi, quindi è per questo che parliamo di program e project management, ci sono una serie di progetti che possono corrispondere ad uno o più contratti IT. Questo viene affiancato ovviamente e necessariamente direi dalla definizione di processi e procedure chiare per gestire i contratti e quindi i relativi progetti. Il monitoraggio impone, o meglio, sostiene la verifica e il controllo del raggiungimento degli obiettivi. In realtà, nell'analisi iniziale, nella definizione della strategia dell'IT del singolo ente, vengono definiti gli obiettivi strategici da raggiungere. Per raggiungere l'obiettivo strategico, ovviamente, è necessario raggiungere l'obiettivo atomico, che è rappresentato appunto dall'obiettivo associato al contratto. Quindi, è per questo che noi sosteniamo, il monitoraggio, perché è un'attività a sé stante.
cioè non è un'attività a sé stante, scusatemi, ma coniuga appunto competenze di vario tipo. Il ruolo dell'AGID. Cosa fa AGID all'interno del servizio di monitoraggio? Quali sono le linee di azione che mette in campo per svolgere il compito che gli è stato affidato dal CAD? Sono tre. La prima è rappresentata appunto dalla definizione dei criteri e delle modalità operative sullo svolgimento del monitoraggio che viene attuato appunto attraverso l'emanazione delle circolari. La seconda è la verifica sull'effettivo svolgimento delle attività da parte delle amministrazioni mediante verifiche a campione. In realtà questa tipologia, diciamo, di verifica è stata introdotta con la circolare 1 del 2021, dove abbiamo semplificato gli adempimenti, a carico delle amministrazioni rispetto alla precedente gestione. Questo perché? Perché la circolare 4 prevedeva per le amministrazioni la produzione, la redazione e l'invio di rapporti di avanzamento contrattuali semestrali e annuali. Nella nuova circolare, o meglio nell'ultima, risalente al 2021, per me è sempre la nuova, scusatemi, nell'ultima circolare abbiamo invece previsto un'attività di verifica a campione, ossia AGID individua determinati criteri con i quali individuare dei contratti da sottoporre a monitoraggio. Poi dopo diciamo nel percorso di oggi vi illustrerò anche quali sono i criteri e quali sono le amministrazioni che diciamo in questo periodo, durante il 2022, diciamo, saranno sottoposte a questa attività mirata, ma non direi di verifica, come sottolineava l'ingegnere Annibaldi, ma appunto di accompagnamento, di affiancamento nell'adottare la metodologia che noi definiamo attraverso la circolare. L'ultima linea di azione è rappresentata dalla formazione e dalla diffusione appunto dei contenuti previsti dalla circolare. Vorrei precisare, prima di diciamo, procedere con il webinar, che l'anno scorso, come hanno anche evidenziato i colleghi diciamo, che sono intervenuti in apertura, l'anno scorso abbiamo tenuto un ciclo di formazione costituito da 6 webinar, all'interno dei quali abbiamo affrontato delle tematiche di base. L'obiettivo del webinar di oggi e degli altri 2 che si terranno nelle settimane successive è quello di fare un focus specifico sui primi adempimenti della circolare. Per coloro che non hanno seguito, diciamo, i corsi l'anno scorso, le registrazioni sono a disposizione e, insomma, lo sottolineo perché su alcuni concetti io e il mio collega, sia oggi che nei webinar successivi, andremo, insomma, più spediti. Quindi, se ritenete di doverli approfondire, potete utilizzare le registrazioni precedenti. L'ambito di applicazione. La circolare si estende a tutte le pubbliche amministrazioni, o meglio, all'interno della circolare è citato l'articolo 2,2, lettera A del CAD, che sono rappresentate praticamente da quasi tutte le amministrazioni. In questo schema potete vedere una suddivisione, diciamo, macro, costituita appunto dalle amministrazioni centrali, all'interno della quale ricadono tutti i ministeri, le agenzie, gli enti di regolazione, insomma non sto di certo ad elencarveli tutti. Poi abbiamo le amministrazioni locali, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni ed infine gli enti nazionali di previdenza e assistenza. Questo per, diciamo, darvi un'idea del bacino di applicazione appunto della circolare. Vediamo in che modo AGID definisce e risponde al compito dell'articolo 14 di diciamo, diffondere criteri e modalità operative per svolgere l'attività di monitoraggio. In realtà la circolare definisce degli step successivi per la costruzione, l'implementazione di una struttura all'interno della pubblica amministrazione che si occupi di monitoraggio. Cosa si fa in questi casi in termini di organizzazione?
Prima di tutto vengono definite le figure e quindi il team che interviene e che svolge le attività. Quindi la circolare prevede la nomina del responsabile del monitoraggio, quindi una figura che si occuperà appunto di gestire e di supervisionare tutte le attività previste dalla circolare. Viene poi definito l'ambito di attività e l'ambito soprattutto di applicazione degli adempimenti della circolare. Questo viene fatto tramite la lista dei contratti da sottoporre al monitoraggio. Quindi la prima attività è quella appunto di indefinire il perimetro d'azione. Ovviamente i contratti verranno individuati, vedremo tra poco, sulla base delle tipologie contrattuali previste dalla circolare. Dopodiché si entra in verticale su ciascun contratto. In che modo? Definendo il documento di screening legato a ciascun contratto ed il piano di monitoraggio. Poi durante l'esecuzione, quindi il periodo di esecuzione, vengono prodotti i cosiddetti RAC, rapporti di avanzamento contrattuale. Il rapporto di avanzamento contrattuale non è altro che la raccolta di una serie di informazioni che le figure, diciamo, previste dal codice dei contratti per la gestione del contratto, quindi responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto, hanno a disposizione, che elaborano e che aggiornano per, diciamo, garantire una corretta ed efficace gestione del contratto. Quindi questi sono gli adempimenti previsti dalla circolare, che, come diciamo, ci tengo a sottolineare, non fanno altro che dettare i passi fondamentali per la definizione di una struttura ad hoc per la gestione del monitoraggio. In relazione a ciascun adempimento, ovviamente, vengono indicate le relative scadenze. Nel momento in cui non si debbano aggiornare, ad esempio per la nomina del responsabile, la nomina del responsabile è una nomina che viene effettuata una tantum e che deve essere inviata, insomma, nel momento in cui si effettua una modifica. Quindi analizziamo di seguito ciascun adempimento. La figura del responsabile del monitoraggio. Il responsabile del monitoraggio in realtà rappresenta l'unica interfaccia tra AGID e l'amministrazione e tra l'amministrazione e eventualmente il fornitore del servizio di monitoraggio, di cui parleremo di seguito. In realtà è una figura che può dare un supporto significativo alle attività dell'RTD. Tutti, immagino, abbiamo ben chiaro ovviamente quali sono le enormi responsabilità che gli RTD si trovano ad affrontare. Quindi ovviamente avere a disposizione una struttura che consenta la possibilità di elaborare dati e soprattutto di mantenerli al fine di aggiornare in tempo reale chi deve prendere decisioni sullo stato di avanzamento dei progetti, avendo una visione complessiva della gestione dei contratti, è direi, vista anche la complessità dei progetti che in questo particolare momento storico le amministrazioni si trovano a gestire, direi che è veramente un aspetto fondamentale. La nomina del responsabile del monitoraggio viene fatta dal responsabile della transizione digitale e può essere, deve essere, un funzionario apicale o un dirigente appartenente all'ufficio dell'RTD. La nomina è obbligatoria e deve essere formale. Formale cosa vuol dire? Vuol dire attraverso una determina fatta con una determina di incarico, una determinazione, un decreto dirigenziale, insomma, a seconda della pubblica amministrazione di cui stiamo parlando. Ve lo dico perché in alcuni casi ci sono arrivate
insomma, delle note scambiate, diciamo magari anche in via informale, non sono, diciamo, previste dalla circolare. Quindi, la struttura dedicata al monitoraggio va formalmente definita. Ovviamente, una volta nominato il responsabile del monitoraggio, che si troverà, diciamo, a gestire una serie di attività, l'amministrazione dovrà definire una struttura, che si occupi di monitoraggio, un team a cui, assegnare, le attività, non solo quelle previste dalla circolare, ma quelle necessarie appunto per, garantire, il monitoraggio in tempo reale sui contratti. Ci sono diverse possibilità. In alcuni casi le amministrazioni individuano delle risorse interne per la costituzione appunto di un gruppo interno di monitoraggio. Un focus poi sulle, diciamo, sulle competenze che debbono avere queste risorse verrà fatto poi dal collega Susa nella seconda sessione. In altri casi l'amministrazione può, come viene fatto tradizionalmente con le forniture IT, scegliere di affidare il servizio di monitoraggio ad una società esterna. Su questo vorrei sottolineare, siccome più di una volta ci è arrivata qualche richiesta dalle amministrazioni di indicare diciamo, il nominativo di fornitori qualificati al monitoraggio. La qualificazione per il monitoraggio è stata diciamo, abolita, quindi l'elenco dei fornitori qualificati non esiste più, di conseguenza insomma, ci si rivolge al mercato con diciamo, le regole previste dal codice dell'amministrazione digitale come per qualsiasi altro servizio o fornitura IT. Terza modalità, che in realtà rappresenta una modalità ibrida, che è quella appunto della fusione delle prime due. Ossia l'amministrazione prevede la costituzione di un gruppo interno che svolge l'attività di monitoraggio coadiuvato da un fornitore esterno. Magari alcune delle attività vengono demandate all'esterno, mentre il gruppo interno si occupa, diciamo, della gestione e del mantenimento di tutti i dati relativi al contratto. Insomma, ci sono soluzioni ibride che poi, ovviamente, voi mi insegnate, vengono definite a secondo della realtà specifica all'interno della quale ci si trova. Delle amministrazioni con le quali abbiamo avuto a che fare in questi anni, vi dico che hanno adottato tutte e tre le soluzioni, nel senso che a secondo del contesto in cui ci si trova e soprattutto delle competenze interne disponibili e si fanno, diciamo, si operano le relative scelte. Ecco, questa slide in realtà è molto significativa e l'ho inserita proprio per dare una visione concreta a livello organizzativo di come diciamo, il concetto del monitoraggio, quindi tutti gli adempimenti previsti dalla circolare, vengono svolti da una struttura che si inserisce in un'organizzazione già esistente, no? Perché tutte le amministrazioni ovviamente sono già definite con un proprio organigramma e quindi ovviamente la costruzione da zero di una struttura di monitoraggio può comportare una serie di difficoltà. Sappiamo tutti che oggi, diciamo, le modifiche organizzative vanno di pari passo con l'innovazione e soprattutto la centralizzazione della gestione dei contratti è fondamentale. La gestione a silos dei progetti e dei contratti IT, comporta seri problemi non solo in termini di efficienza e di economicità, ma proprio in termini di gestione. Quindi in questa grafica che cosa vediamo? Vediamo a capo della struttura ovviamente la figura dell'RTD che viene supportato dal responsabile del monitoraggio, di cui vi ho parlato pochi minuti fa, in che cosa? Nella supervisione, o meglio anche nella governance
I due livelli in questa slide sono divisi, ma possono essere anche accorpati a seconda dell'organizzazione, per la gestione dei contratti. Come vedete, in ogni contratto vengono definite, le figure di competenza, che sono appunto rappresentate da RUP DEC, struttura a supporto eventualmente del RUP e commissione di collaudo. E ogni contratto, quindi, afferisce al settore, dipartimento, non so come possa essere configurato all'interno di ciascuna realtà, del monitoraggio. Quindi il monitoraggio diventa un ufficio barra struttura trasversale. C'è una gestione centralizzata e questo consente strategicamente appunto a chi fa governance IT di avere il polso della situazione, di avere sotto controllo l'avanzamento dei progetti e l'avanzamento dei contratti, entrambi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi strategici. Quindi, per questo l'ingegnere Anibaldi sottolineava che Agid non ha la posizione di diciamo, di un controllore, ma più che altro di diciamo, di voler affiancare le amministrazioni in questo nuovo disegno, nella realizzazione soprattutto di questo nuovo disegno. Alcuni di voi sanno che in molte realtà si è partiti con la costituzione di un ufficio cosiddetto PMO, quindi Project Management Officer, quindi un ufficio che ha proprio la gestione dei progetti a livello centrale, sempre rifacendosi ad un concetto appunto di governance centralizzata. Non ultimo, qualche giorno fa, se non sbaglio la settimana scorsa, sul Sole 24 Ore è stato pubblicato appunto un articolo che sottolineava la necessità di diffondere anche tra noi dipendenti pubblici le diciamo, metodologie di project management e di program management, che comunque consentono a tutti di avere, diciamo, di approcciare la gestione di un contratto in termini di tempi e di costi, che sono i vincoli, no, di un progetto, in modo efficace. A questo punto, una volta definita la struttura, quindi figura apicale rappresentata al responsabile monitoraggio e team di lavoro, si passa alla definizione del perimetro delle attività. Questo perimetro viene definito con la prima attività che il responsabile di monitoraggio si trova a svolgere, rappresentata appunto dalla definizione della tipologia di contratti che rientrano nella circolare. L'Agid ha identificato nella circolare 1 dei criteri che possono essere classificati come criteri economici, quindi associati banalmente a delle soglie, e criteri di impatto. I criteri di impatto non sono così immediati come quelli economici e vengono applicati in quali casi? Nel caso in cui ci siano dei particolari contratti svolti dall'amministrazione associati ad obiettivi strategici, o in base a obiettivi previsti dal piano triennale, o ancora obiettivi che l'amministrazione si pone e diciamo cercando di investire in un determinato lasso di tempo, che può essere triennale o quinquennale, le energie per il raggiungimento di un obiettivo. Vediamo i criteri economici. Criteri economici. Ci sono i contratti che hanno un valore uguale o superiore a 10 milioni e in tal caso poi tutte le proroghe e tutti gli atti aggiuntivi delle tipologie vanno sommate per raggiungere la soglia. Poi abbiamo l'adesione ai contratti quadro, e convenzioni e altre procedure gestite da centrali di committenza di valore uguale o superiore a 10 milioni. Di contratti è stato diciamo inserito con la circolare del 2021, perché all'inizio nella circolare del 2014 non erano previste. E vi confesso che questa cosa ha generato un po' di confusione nelle amministrazioni, quindi io mi sono permessa, cioè ci siamo permessi di fare qualche esempio specifico, anche perché
ci sono arrivate delle richieste di chiarimento da alcune regioni in merito e quindi questa mi sembra l'occasione giusta per condividerla con tutti voi. In ultimo abbiamo gli affidamenti in house di valore uguale o superiore a 5 milioni annui. Anche questa categoria è stata inserita con l'ultima circolare, perché abbiamo voluto comunque cominciare a dare l'attenzione alle convenzioni in house, che sono state anche oggetto della classica verifica annuale. Dopo ne parleremo. Per quanto riguarda i criteri di impatto, all'interno della circolare sono previsti i contratti finalizzati all'erogazione di servizi che interessano la sicurezza dello Stato, la difesa nazionale, l'ordine e la sicurezza pubblica. Quindi legati a questa tipologia, considerate che la circolare discende normativamente da una prima norma legata al monitoraggio dei contratti che prevedeva appunto la messa sotto monitoraggio soprattutto di contratti che diciamo in quel periodo cominciavano a nascere i veri sistemi informativi, quindi la gestione dei contratti IT raggiungeva la soglia dei contratti del la gestione dei lavori, delle opere pubbliche e quindi diciamo l'autorità pensò bene di cominciare a monitorare anche questi contratti di grandi dimensioni economiche. Altri contratti considerati di impatto sono quelli sotto il profilo organizzativo o dei benefici che si prefiggono conseguire. Questa casistica viene diciamo discussa con noi, con le amministrazioni. Nel momento in cui le amministrazioni, voi amministrazioni ci inviate la lista di contratto in una fase di preanalisi, possiamo valutare determinati contratti appunto che siano, come dire, che portino dei benefici anche a livello organizzativo dell'ente. Categoria C rientrano tra gli obiettivi e i risultati attesi che le singole amministrazioni sono invitate a realizzare per contribuire economica concretamente al piano triennale. Conoscete tutti il piano triennale, sapete che all'interno di questo vengono definiti degli obiettivi a livello paese e che ciascuna amministrazione è chiamata concretamente a raggiungere, a contribuire al raggiungimento di questi obiettivi. Infine, AGID può decidere autonomamente di mettere sotto monitoraggio, meglio di approfondire le attività di monitoraggio su determinati contratti che magari ritiene interessanti. Vi ricordo che, come ha, diciamo, evidenziato l'ingegnere Anibaldi, all'interno della stessa area, insieme al monitoraggio, c'è il servizio pareri. Quindi AGID rilascia pareri prima diciamo, della definizione puntuale dei contratti, no? Perché i pareri vengono rilasciati ovviamente in una fase precedente e quindi magari in quella fase può decidere di verificare, di monitorare l'andamento di quel contratto sul quale ha emesso parere. Tra l'altro vi anticipo che la circolare dei pareri è stata aggiornata e nei prossimi giorni verrà pubblicata, quindi insomma potete guardare sul sito istituzionale, insomma, e leggerete la nuova circolare. Allora, facciamo un passo indietro riguardo alle soglie, o meglio, riguardo alle soglie da applicare agli accordi quadro, alle convenzioni e all'in-house. Il totale delle adesioni ad un singolo accordo o contratto quadro o convenzione deve risultare maggiore o uguale a 10 milioni di euro. Concretamente questo che cosa vuol dire? Vediamolo insieme. Facciamo riferimento ad un accordo quadro in essere, che è l'accordo per l'affidamento dei servizi di Digital Transformation. Supponiamo che un'amministrazione abbia fatto una prima adesione all'8.1 con un piano di fabbisogni di importo pari a 3 milioni di euro. Se l'amministrazione non procede ad altre adesioni, quell'accordo non va sottoposto a monitoraggio. Al contrario, se contestualmente o in una fase successiva le adesioni ai lotti diversi di uno stesso accordo quadro portano ad una somma, come vedete nell'esempio, pari a 10 milioni di euro, allora le convenzioni vanno monitorate. Oh, chiedo scusa, l'accordo quadro va monitorato.
stesso caso nel caso in cui le adesioni vengono effettuate ad uno stesso lotto. Quindi in questo caso abbiamo a che fare con un'adesione al lotto 1 in un primo momento con un piano di fabbisogni pari a 2 milioni e mezzo di euro. In un momento successivo ad una seconda adesione allo stesso lotto e perché no l'amministrazione decide di adottare altri due piani di fabbisogni ad un lotto diverso ma dello stesso accordo quadro. In questo caso il contratto va monitorato. La stessa, diciamo, identica, lo stesso identico approccio può essere utilizzato per le convenzioni in house. Se una regione, ad esempio, ha fatto un affidamento in house tramite la propria in house di un importo pari a 4 milioni e mezzo di euro, la convenzione è da monitorare? No, ma nel caso in cui ci siano poi dei progetti, adesso non tutte le regioni adottano la stessa modalità, questo è il caso, un caso in cui diciamo ci siamo trovati, che vengono affidati dei progetti per estendere in realtà la famiglia di servizi previsti all'interno della convenzione, quindi è come se fosse una sorta di estensione della convenzione, e quindi in quel caso i progetti fanno pari, fanno somma con la convenzione iniziale. Se si supera la soglia dei 5 milioni di euro, quella convenzione va monitorata. Quindi, riassumendo, questa è, diciamo, la visione complessiva della tipologia di contratti che vanno sottoposti a monitoraggio. Vi evidenzio che la metodologia descritta e le attività previste per i contratti, diciamo, che rientrano in quest'ambito, può essere tranquillamente applicata a contratti che si ritrovano al di sotto di questa soglia e che quindi non rientrano nella tipologia prevista dalla circolare. Mi spiego meglio. Alcune amministrazioni con le quali diciamo, abbiamo lavorato in questi anni, pur partendo da zero, quindi diciamo, non avendo al proprio interno una struttura dedicata al monitoraggio, e vi assicuro facendo molta fatica a diciamo, raccogliere le informazioni, organizzare la gestione dei contratti in modo centralizzato, quindi siamo perfettamente consapevoli che questo richiede un investimento iniziale notevole, ma che vi assicuro che comporta poi nel tempo dei benefici anche in termini, diciamo, di organizzazione delle attività notevoli. Quindi queste amministrazioni hanno deciso di portare sotto il cappello del monitoraggio anche contratti che non rientrano in quella tipologia, proprio perché a un certo punto è una procedura, cioè diventa una metodologia standard costituita composta da dei processi e diciamo delle verifiche che risultano diciamo talmente automatiche che insomma risulta produttivo farlo anche su altre tipologie contrattuali. Beh, questo banalmente l'elenco che Agid vi chiede di compilare con i dati fondamentali di ciascun contratto e di trasmettere all'agenzia, non solo, ma di pubblicarlo anche sul vostro sito istituzionale. In particolare, all'interno della sezione trasparenza, nel pat di altri contenuti, come vedete indicato nella slide, dati ulteriori, ci sono i dati del monitoraggio. Vi evidenzio che nonostante l'ampiezza del bacino che vi ho mostrato in una delle prime slide delle pubbliche amministrazioni interessate dalla circolare, sono ancora poche quelle che hanno intrapreso diciamo, questo percorso legato al monitoraggio, ed è per questo che noi stiamo cercando di diffondere e soprattutto
focalizzare l'attenzione su questi primi adempimenti che vi garantisco aiutano i colleghi delle amministrazioni a fare il punto della situazione. In alcune amministrazioni ci siamo trovati seduti ad un tavolo, o meglio, anche in collegati. Mi riferivo alla culla, vista l'impossibilità di vederci in presenza, con colleghi dell'ufficio contratti e colleghi tecnici legati alla gestione del contratto. Cioè, queste separazioni così verticali, non sono più produttive, perché comunque la raccolta anche in un unico sistema dei dati legati alla gestione, diciamo, tra virgolette, amministrativa del contratto, con quelli legati ad aspetti legati all'avanzamento, quindi stato dei lavori, SAL, avanzamenti economici, in un'unica magari base dati, che noi all'interno della circolare prevediamo come BIM, base informativa monitoraggio, è veramente molto utile e rappresenta uno strumento importante per dare a chi deve decidere, quindi alle figure apicali, una visione completa di quello che in realtà l'amministrazione sta portando avanti in un determinato periodo temporale. Beh, questa è la legata proprio alla volontà di mettere in evidenza il fatto che determinate metodologie possono essere, ve l'ho anticipato in precedenza, possono essere anche legate alla volontà di gestire, diciamo, anche contratti non rientranti nella tipologia prevista dalla circolare. Ecco, gli ultimi minuti, giusto per darvi poi passo la parola al collega Susa, per darvi un'infarinatura delle verifiche che Agid sta portando avanti dalla pubblicazione della circolare del 2021. Come vi ho accennato in precedenza, la circolare del 2021 ha previsto un'attività di verifica a campione. Quindi Agid annualmente individua 5 amministrazioni con le quali, insomma, porta avanti un'attività di monitoraggio mirata. Effettuiamo la richiesta della documentazione prevista, quindi la richiesta dei rapporti di avanzamento contrattuale, e una volta esaminata la documentazione contrattuale, quindi il bando di gara, il contratto, tutti gli allegati, il rapporto di avanzamento contrattuale, Agid formalizza una nota di risposta all'amministrazione all'interno della quale inserisce una serie di suggerimenti evidenziando criticità, insomma, suggerendo e verificando anche tutta una serie di informazioni che sono previste nel template che noi diciamo, abbiamo pubblicato ed allegato alla circolare stessa. Nel 2022, come vedete, sono questi i criteri che ci hanno portato alla scelta, vi ho inserito anche i criteri del 2021, di queste amministrazioni. Quindi quest'anno, durante il 2022, Agid effettuerà attività di monitoraggio per l'ACI, in qualità di diciamo, analisi della convenzione del servizio con la società in house, attività di monitoraggio con l'Istat, il contratto individuato e l'affidamento di servizi applicativi mediante ordinativo di fornitura nell'ambito dell'accordo quadro per servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni, il Ministero della Salute, del Ministero andiamo diciamo, a valutare il rapporto in realtà ex posto, ossia il rapporto che viene prodotto 6 mesi dopo la fornitura, proprio per verificare il raggiungimento parziale o totale degli obiettivi previsti in fase di pianificazione. E infine abbiamo individuato 2 regioni, la regione Calabria, e in particolare della regione Calabria il contratto è legato ai servizi di gestione delle identità digitali e sicurezza applicativa, e la regione siciliana, gestione e manutenzione sistemi regione siciliana. Quindi, ecco, ho cercato in questo, diciamo, in questo tempo di darvi una panoramica complessiva
di quali sono gli adempimenti dell'attività che svolge Agid. Quindi ecco, nel prossimo, diciamo, nei webinar successivi andremo a spiegarvi in dettaglio il contenuto del documento di screening e del piano di monitoraggio. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a Patrizia e quindi dopo al mio collega Susa. Se abbiamo qualche minuto possiamo anche vedere le domande. Non so, Patrizia, vuoi aiutarmi tu? Sì, allora, abbiamo ancora circa 10 minuti di tempo. Se vuoi vedere le domande, ne sono arrivate 10, quindi puoi cominciare a rispondere a quelle che vedi nel box delle domande. La prima è di Vincenzo Belviso, la circolare 1/2021 della sezione amministrazioni interessate all'attività di monitoraggio indica quanto segue. Le amministrazioni soggette alla presente circolare sono quelle previste all'articolo 2, comma 2 del CAD. Come mai nelle slide si fa riferimento solo all'articolo 2, comma 2, lettera A? Quanto indicato in questo webinar non è di interesse per le società alla lettera C del suddetto articolo del CAD? Ok, allora a memoria verifichiamo, dobbiamo verificare, chiedo magari ad Andrea se mi aiuta un attimo a verificare la lettera C del CAD, perché ovviamente a memoria i commi non lo verifichiamo subito e le rispondo tra qualche minuto. Il tempo di recuperare, insomma, il riferimento. Vogliamo passare alla successiva, che invece è di Massimiliano Giuseppe Cantoni, Sì. responsabile del monitoraggio, se è interno all'ente, può ricoprire anche incarichi come RUP o DEC o è incompatibile per via del suo ruolo di supervisione? Su questo ringrazio Massimiliano Giuseppe Cantoni per la domanda, perché in effetti è una domanda che ci viene posta spesso e sulla quale, insomma, è il caso di fare una piccola precisazione. Ovviamente, come potete immaginare, come lei sa, visto che comunque diciamo, ha posto la domanda, il responsabile del monitoraggio entra in gioco nel momento in cui deve, passatemi il termine, supervisionare in qualche modo le attività svolte dal RUP e dal DEC. Quindi diciamo che noi nella circolare abbiamo inserito che diciamo, è preferibile evitare questa situazione, però ovviamente vista la situazione delle amministrazioni, Agid non può imporre in termini di circolare e categoricamente che i responsabili di monitoraggio non possa svolgere ruoli di RUP e di DEC. Per questo lo lasciamo, diciamo, alle scelte delle amministrazioni, perché a un certo punto ci sono dei confini. Il buon senso prevede che, ripeto, che il responsabile di monitoraggio sia super partes. Ma nella circolare ribadisco, anche diciamo, in termini un pochino più forti dell'ufficio legale, insomma, dei colleghi legali che ci supportano, insomma, imporre alle amministrazioni che spesso si trovano in carenza di organico questa condizione, diciamo, è un po' sconsigliato, mettiamola così. Allora, andiamo avanti, con Roberta Noli che dice: Buongiorno, un funzionario apicale può essere un livello D o si intende una posizione organizzativa? Allora, anche su questo, torniamo sempre diciamo, a far riferimento all'organizzazione pura, quindi organizzazione dell'amministrazione. Sarebbe preferibile una posizione organizzativa, sarebbe preferibile perché noi scriviamo appunto funzionario apicale dei sistemi informativi o perlomeno dell'ufficio dell'RTD. Direi posizione organizzativa. Ok. Anche se qualche, diciamo, qualche referente di qualche amministrazione può entrare in polemica riguardo al fatto che Agid entri così diciamo, nell'organizzazione degli enti, però ovviamente una posizione organizzativa, chiedo scusa Patrizia, una posizione organizzativa ha anche
la posizione e il potere per poter interagire eventualmente con RUP e DEC, diciamo, sullo stesso piano. Se nel momento in cui ci si trova con contratti all'interno dei quali il ruolo di RUP e DEC è svolto da, ad esempio, figure dirigenziali, insomma, avere un responsabile del monitoraggio che non ricopre il ruolo di posizione organizzativa, ma diciamo un semplice funzionario, senza nulla togliere, semplici funzionari, ovviamente può creare diciamo delle difficoltà nella gestione dei rapporti. Ok, allora passiamo invece alla successiva che è di Marco Rubin. Il responsabile del monitoraggio può essere esterno? Diciamo che anche in caso di affidamento del servizio del monitoraggio all'esterno, il responsabile del monitoraggio, siccome la responsabilità dell'attività di monitoraggio, visto che è una circolare diretta alle pubbliche amministrazioni, è associata alla PA, quindi direi di no. Direi che il responsabile del monitoraggio deve essere una figura interna, che poi sia coadiuvato da un fornitore esterno nelle attività che magari lui stesso svolga, magari non lo so, abbia un ruolo definito all'interno di questo contratto, è un altro discorso, ma che sia interno. Guarda, ti anticipo una domanda rispetto alle altre perché richiede la vista di una slide, che è quella di Francesco Vedda, che dice: potrebbe Sì. Sì. cortesemente mostrare di nuovo i dati che devono essere monitorati per ogni progetto? Dati che la lista dei contratti si riferisce, questa? Perché Sì, i dati che devono essere i monitorati dati. per ogni progetto, sì, questi credo che siano, sì. Sì, qui abbiamo il codice identificativo del contratto, la denominazione e quindi l'oggetto, il codice del parere nel caso in cui il contratto sia associato a un parere, visti gli importi, la maggior parte sono associati a parere. Data d'inizio del contratto, data di fine del contratto, l'importo complessivo e la denominazione del fornitore. Vi anticipo che in questo elenco aggiungeremo la tipologia di contratto perché è un dato che ci, diciamo, è utile per capire se sono delle convenzioni, se sono degli accordi quadro o altro. Comunque la Slide. ritrova al link che è indicato nella slide. Quindi basta cliccare il link e comunque tutti questi allegati sono anche nella sezione monitoraggio del E sito. infatti volevo ricordare che poi noi diciamo tutte queste questi materiali che vengono utilizzati durante il webinar li riportiamo nella pagina di Eventi PA. Abbiamo forse tempo per un'ultima domanda prima della pausa caffè e ti porrei quella di Diana Mattia che Sì. dice: buongiorno, le due tipologie di contratti possono essere considerati alternativi? Ovvero, anche se un'amministrazione non ha attivi contratti di rilevante importo economico ma di impatto? Allora, non mi è chiaro. Le due tipologie di contratti possono essere considerati alternativi. Non attivi i contratti. Allora, credo di aver capito. Allora, innanzitutto precisiamo che se anche un'amministrazione non ha contratti che rientrano nella tipologia prevista dalla circolare, il responsabile del monitoraggio, quindi il primo adempimento previsto dalla circolare, va comunque fatto. Poi, nel caso in cui non ci siano contratti che rientrano, diciamo, nei criteri economici, ma solo di impatto, sì, cioè il monitoraggio va comunque attuato. Poi dobbiamo verificare insieme magari a quale tipologia di impatto le fa capo. Magari me lo può scrivere anche in una mail, dopo diamo anche i nostri indirizzi mail. Comunque la risposta è sì. Se avete anche solo quella tipologia di contratti, comunque vanno sotto monitoraggio. Ok, forse in un minuto se riesci a questa di Alessandro Antonio Zizzari, se uso Sì. una convenzione Consip con comparatore ed ho N affidamenti ma ARTI differenti, se supero i 10 milioni tutti i contratti saranno monitorati? Se ho una convenzione Consip, sì, e ho affidamenti, sì, se supero, sì, la risposta è sì. Sì, è la soglia, perché lei deve sommare i contratti, e quindi se si raggiunge quella soglia, tutti gli addendi della somma vanno sottoposti a monitoraggio.
Scusami Roberta, vorrei solo indicare, perché non vedo più il riferimento della prima domanda, chiedo alla collega insomma di aspettare un attimo, ecco, nella pausa caffè facciamo un attimo questa verifica e le rispondiamo nella seconda parte. Benissimo, allora io direi che andiamo alla pausa caffè e ci rivediamo tra 10 minuti alle 15:40 puntuali, qui per affrontare con Andrea Susa l'argomento successivo e poi andare verso la risposta, al completamento delle risposte delle domande prima della fine. Grazie, buona pausa. Ciao a tutti, adesso lascio la parola ad Andrea Susa per la seconda parte della relazione che riguarderà l'approccio al monitoraggio. Ecco Andrea, allora ricordo ad Andrea che ha tempo fino alle 16:10-16:15 e poi ci dedichiamo alle domande rimanenti, a quelle che verranno fatte da adesso in poi in chat. Prova a parlare Andrea. Buonasera, si sente? Sì, ti sentiamo bene. Sì, benissimo. Okay. Grazie. Buonasera a tutti, io mi chiamo Andrea Susa, sono un collaboratore dell'AGID e mi occupo praticamente di supporto per quanto riguarda il monitoraggio dei contratti. La classica domanda che viene fatta di solito dalle amministrazioni che si avvicinano al monitoraggio è: a che serve? Perché? Perché ho bisogno di fare il monitoraggio di un contratto? Abbiamo già delle figure stabilite dal codice dei contratti pubblici che definiscono il governo del contratto e sono ovviamente il RUP, il DEC e la commissione di verifica di conformità per i servizi. Quindi perché ho bisogno di fare monitoraggio? È importante chiarire questo aspetto perché molto spesso la domanda che viene poi di seguito è sempre la stessa. Stiamo duplicando attività, stiamo facendo praticamente la stessa cosa. Beh, non è così. Il monitoraggio ha uno scopo che è quello sì di supportare il governo del contratto che viene svolto da RUP e DEC, ma anche ha altri obiettivi e sono obiettivi, diciamo così, come l'ingegner De Santis ha chiaramente detto prima, trasversali, cioè il monitoraggio non può sostituire l'attività di RUP e DEC, ma ha uno scopo che è quello di mettere a fattor comune per i contratti, per la gestione dei contratti, tutta una serie di expertise, di capacità, di best practice, per poter avere una visione integrata di quello che si sta realmente facendo nell'erogazione dei servizi IT. Ovvero, l'RTD è chiamato ad avere un coordinamento strategico sullo sviluppo dei sistemi informativi. Quindi vuol dire che deve avere una visione a 360 gradi di dello stato del sistema informativo e dove questo vuole andare a evolversi. Ovviamente, molto probabilmente, tutte le amministrazioni avranno uno, due o più uffici o funzionari che svolgono questa attività. Bene, metterla a fattor comune vuol dire mettere a fattor comune, ad esempio, nel monitoraggio dei contratti. Possiamo anche chiamarli in altro modo, se non vi piace, ma l'idea è proprio questa, mettere a fattor comune tutta una serie di capacità in modo tale che la gestione del contratto venga fatta non soltanto come silos verticale, ma bensì in maniera trasversale e condivisa. Un'altra delle attività fondamentali che hanno a che fare con l'RTD è la pianificazione e il coordinamento della sicurezza informatica. Ora, non c'è contratto che non abbia praticamente aspetti di sicurezza informatica. Anche questa è una capacità, un'expertise che, se messa in comune, può aiutare RUP e DEC nella gestione di quel contratto. Anche perché molto spesso quello che viene fuori anche da alcune ricerche ANAC è che i RUP e DEC si sentono soli, abbandonati spesso dalle amministrazioni. Gli viene demandato questo incarico e molto spesso non hanno praticamente a disposizione competenze o comunque personale per poter gestire tutta una serie di attività specialistiche. Una fra tutte, l'analisi dei livelli di servizio, oppure se si tratta di un contratto di sviluppo software a function point, il conteggio di function point. Quindi il monitoraggio dei contratti, se visto come questa capacità trasversale di mettere a disposizione competenze e conoscenze, è una, diciamo così,
una rivoluzione copernicana per le amministrazioni, ma che può portare veramente un enorme contributo nella gestione delle attività. Infatti, il monitoraggio, per come è definito, segue il ciclo di vita di un progetto. Non ci siamo inventati nulla, la circolare non fa nient'altro che riprendere il classico ciclo del Program Project Management, che definisce praticamente una strategia di alto livello e poi una gestione di progetti. Quindi una strategia che diventa progetti, che diventa gestione ordinaria. Quindi il monitoraggio prende esattamente questo stesso approccio. Quindi abbiamo una fase di avvio che prevede tutta una serie di attività. Vogliamo chiamarla progettazione di un contratto, vogliamo chiamarla analisi preliminare, vogliamo chiamarla ad esempio studio di fattibilità. Bene, nella fase di avvio si fanno esattamente tutte quelle attività che dovrebbero essere fatte in predisposizione di un contratto, quindi l'assessment del sistema informativo, quindi una baseline del sistema, praticamente in ottica di dove si vuole arrivare, un'analisi di fattibilità per dei progetti, per dei nuovi servizi, l'analisi SWOT sull'analisi del rischio. Ecco, su questo ad esempio siamo, come pubblica amministrazione siamo molto indietro. Un'analisi del rischio di un contratto, se fatta bene, ad esempio, può aiutare a evitare errori. Vi racconterò poi più avanti un classico degli errori che si commettono in quasi tutti i contratti, cioè quello di reiterare livelli di servizio che non sono applicabili. Penso di aver visto almeno una quindicina di contratti praticamente reiterati fra loro da parte delle stesse pubbliche amministrazioni che riportano livelli di servizio e KPI che non sono applicabili e che continuano a non essere applicabili, ma siccome tanto è facile aggiungerli e poi non misurarli, si inseriscono. Quindi, analisi del rischio, individuazione di obiettivi e indicatori di monitoraggio. Ecco, su questo poi ci torneremo in modo particolare nei webinar successivi, perché? Perché in teoria il passaggio tra obiettivo strategico e obiettivo di contratto è una delle cose più complicate per una pubblica amministrazione. Perché è facile dire a cosa mi serve, è facile fare la lista della spesa, è difficile andare a dire perché sto facendo un certo contratto, perché sto attivando un certo servizio e qual è il beneficio che mi aspetto. Un beneficio non ovviamente come le aziende in termini di ROI, ma un beneficio proprio per chi? Per l'amministrazione stessa, per i cittadini, per le imprese. Andare a declinare, come voleva la legge la legge delega di modifica del CAD, quella del 2016, andare a declinare che le amministrazioni non fanno procedimenti amministrativi, ma erogano servizi ai cittadini, e che quindi questi servizi debbano essere misurati in termini di obiettivi. Ecco, questa è una delle cose più complicate. Sicuramente, predisposizione di un piano triennale IT. Sono ancora molto poche le amministrazioni, specie quelle centrali, che fanno un proprio piano triennale IT. Ovviamente c'è il piano triennale Agid che definisce obiettivi di digitalizzazione, ma quelli che sono gli obiettivi di digitalizzazione delle singole amministrazioni, ancora ce ne stanno poche. Ho fatto una ricerca molto veloce qualche giorno fa, proprio per vedere, ne ho trovate sulle pubbliche amministrazioni centrali soltanto 6-7. Quindi saper predisporre, saper definire quali sono gli obiettivi a cui una pubblica amministrazione vuole arrivare in termini di digitalizzazione e quindi andarla a misurare, e quindi andare a costruire praticamente una mappa tra obiettivi strategici, contratti o attività in-house, tutto quanto per raggiungerli. Ecco, questo è sicuramente diciamo così, un valore aggiunto del monitoraggio che mi permette di avere questa visione a 360 gradi. Abbiamo poi la fase di definizione, quindi la fase di scrittura del contratto vero e proprio, la fase di esecuzione. Come ho detto, per nessun motivo al mondo il monitoraggio sostituisce la direzione lavori, il RUP, eccetera, ma supporta la direzione lavori, supporta il RUP e il DEC. Può fare verifica sulla qualità di beni e servizi, va a verificare il grado di conformità
del piano triennale dell'amministrazione. Come vedete, queste tre attività, praticamente, le prime due sono relative al contratto, ma la terza è relativa a tutta l'amministrazione. Quindi, torniamo al discorso di prima, una visione a silos non permette di avere una visione completa sulla verifica di conformità al piano triennale. Perché? Perché io vedo solo il contratto, quindi vedo una parte dei servizi. Se pensate che le pubbliche amministrazioni centrali hanno una pluralità di contratti, l'INPS soltanto perché ho visto pochi giorni fa qualcosa come una ventina di contratti. Quindi chi è il RUP di un singolo contratto, come fa a vedere praticamente avere una visione a 360 gradi, se non attraverso questa visione trasversale del monitoraggio? Poi il supporto al collaudo in itinere finale. Ripeto, spesso sentiamo RUP e DEC dire: ah, vabbè, ma io non ho le risorse per poter andare a verificare determinati tipi di caratteristiche, ad esempio specie sul software, perché se è facile fare un collaudo funzionale, è assolutamente complicato fare un collaudo non funzionale. Parliamo ad esempio del collaudo per quanto riguarda requisiti non funzionali tipo la sicurezza, le performance, l'accessibilità e così via. Sono competenze praticamente trasversali e molto molto complicate da poter gestire per il singolo contratto, mentre è facile poterle fare in modo trasversale su, ad esempio, più contratti. Il supporto al passaggio di consegne, che come sappiamo il passaggio di consegne tra un fornitore e l'altro è un bagno di sangue, ma sia per l'amministrazione che e soprattutto anche per i fornitori e per chi poi quei servizi li deve in qualche modo gestire. E poi l'analisi della fase ex post. Quindi, come vedete, l'approccio al monitoraggio è un approccio che permette di seguire non soltanto il contratto in se stesso, ma va a seguire l'obiettivo che sta alla base di quel contratto. Perché? Perché io vado a seguire praticamente in questo ciclo di vita, attraverso queste quattro fasi, diciamo così, la genesi del contratto, parlando dei suoi obiettivi, la vita del contratto in termini di erogazione di servizi, qualità attese, qualità percepite e così via, fino praticamente alla sua chiusura e la verifica dell'obiettivo, praticamente il raggiungimento dell'obiettivo. È un discorso olistico? Sì. È un discorso molto bello? Sì. È un discorso pratico? Sì, è anche un discorso pratico. Si può realizzare realmente. Come dice una battuta di un famoso film, si può fare. Si può fare se c'è una volontà forte dell'amministrazione di volerlo fare. Quindi, in questa visione, diciamo, olistica, che ormai tanto va tanto di moda, perché le best practice IT e PRINCE2, ad esempio, ci hanno abituato a questo termine, praticamente ci invita a fare questo tipo di approccio. Nel ciclo di vita di un contratto che ha una fase di progettazione, una fase di gara, una fase di esecuzione, una fase di chiusura, le attività del monitoraggio dov'è che vanno praticamente a collocarsi? Vanno a collocarsi nella fase di progettazione, ovviamente non nella fase di gara, perché lì praticamente è un mondo abbastanza diverso dal monitoraggio, nella fase di esecuzione, nella fase ex post. Quindi quelle attività sono realmente fattibili in questo ciclo di vita. Perché l'approccio al monitoraggio è fatto in questo modo? Perché essenzialmente il contratto è semplicemente un contenitore di servizi. È un contenitore di servizi perché deve essere visto in due ottiche. L'ottica dell'amministrazione, che è quella praticamente non soltanto di amministrazione contraente, ma è anche quella di chi poi quei servizi li deve in un certo modo gestire. Cioè, io chiedo dei servizi perché ho bisogno di raggiungere certi obiettivi. Di contro c'è l'ottica del fornitore. Il fornitore eroga quei servizi all'amministrazione. Cosa fa il governo del contratto? Verifica che le attività del fornitore siano effettivamente quelle previste all'interno del contratto. Il monitoraggio cosa fa? È quella fase praticamente, chiamiamola del contratto, ma non soltanto il contratto, chiamiamolo
vediamolo un attimo in un'ottica di project management del progetto, che va a misurare quanto io sto andando avanti rispetto all'obiettivo che mi sono posto, rispetto a un piano di lavoro, rispetto a una qualità prevista, e di contro vedere come cittadini, personale interno all'amministrazione, imprese usufruiscono dei servizi erogati. Una delle richieste che fa il CAD, è quella di fare praticamente la customer satisfaction dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione attraverso i servizi digitali, cosa che fanno pochissime amministrazioni, ma soprattutto che viene molto spesso fatta male. Non voglio entrare in polemica con le faccine o altro, ma fare una customer satisfaction sui servizi erogati da una pubblica amministrazione è abbastanza complicato. Perché? Perché se andate a vedere, i cittadini, nel 90% dei casi, quando si avvicinano ai servizi della pubblica amministrazione, sono già particolarmente, diciamo, nervosi, per tanti motivi che non andiamo adesso ad analizzare. E quindi fare una customer è qualcosa di complesso. Perché? Perché di contro i cittadini si aspettano che i servizi della pubblica amministrazione siano molto simili a servizi erogati, ad esempio, da provider privati. Cioè, tutti siamo abituati a usare i servizi di Google, di Amazon, che hanno, diciamo, dei livelli di servizio altissimi, una qualità del servizio molto alta. E quella è quella che ci si aspetta spesso dalla pubblica amministrazione. Ora, progettare un contratto con una qualità progettata, ma anche percepita, che poi sarà percepita dagli utenti in un certo modo, è qualcosa di estremamente complicato, anche perché costa. Quindi, ripeto, questo approccio al monitoraggio, fin dalla fase di progettazione del contratto, ha questa necessità: andare a comprendere quali sono gli obiettivi che mi voglio dare. Ma non soltanto che è quella di digitalizzare un procedimento, ma è quella di erogare un servizio secondo quello che si aspetta il cittadino, le imprese o anche gli utenti interni. Quindi, ripeto, l'approccio al monitoraggio è un approccio che ha a che fare non soltanto quindi con andare a vedere gli adempimenti amministrativi. Chi fa monitoraggio da tanto tempo, o in modo particolare le pubbliche amministrazioni centrali che hanno questo adempimento dal 93, quindi l'hanno vissuto in maniera anche molto forte, trova sempre questo tipo di problematica. Ok, ti faccio l'avanzamento contabile, ti faccio l'avanzamento dei lavori. Ok, e quindi la chiudiamo lì. Ti dico che i livelli di servizio sono andati tutti bene. Beh, questo non è il monitoraggio. È una parte del monitoraggio ed è quello di supporto al RUP e DEC, ma non è il monitoraggio. Il monitoraggio è andare a verificare che cosa, che io ho raggiunto gli obiettivi che mi sono dato. Quindi, in tutta questa bella slide, cos'è che è realmente il monitoraggio? Il monitoraggio è questa freccia che permette di andare a verificare a 360 gradi il supporto al governo per l'amministrazione, l'erogazione dei servizi in qualità fatti dal fornitore, ma anche praticamente come gli utenti finali percepiscono questi servizi. Sembra, ripeto, un discorso molto molto generale, però in realtà è quello che realmente bisognerebbe fare, in un concetto proprio di monitoraggio applicato. E come si può fare? E qui entriamo ancora una volta nella lista dei desideri. Per avere praticamente un gruppo di monitoraggio con queste caratteristiche, bene, quali sono le competenze necessarie? Bene, il responsabile del monitoraggio, come abbiamo detto, è una figura apicale ed è l'interfaccia unica con l'agenzia, ma è anche quello che dà supporto all'RTD per permettergli di avere quella visione a 360 gradi sul sistema informativo. Quindi, il gruppo di monitoraggio deve avere sicuramente un profilo tecnico. Quindi, se ad esempio io ho tantissimi contratti di sviluppo software, mettere a disposizione di RUP e DEC un esperto, ad esempio, di qualità del software, di sicurezza IT, oppure un esperto, ad esempio, di infrastrutture IT, nel caso in cui, ad esempio, ho un CED, oppure sto cominciando a pianificare una migrazione al cloud,
mettere in modo trasversale a disposizione queste competenze permette all'amministrazione di avere una capacità praticamente di gestire contratti in modo, i termini sono sempre quelli purtroppo, diciamo in modo molto più capace. Non trovo altre parole perché purtroppo è questo il problema. Se noi vediamo i nostri contratti esclusivamente dal punto di vista economico e di stato avanzamento lavori e di livelli di servizio, abbiamo già perso. Non abbiamo la capacità poi di andare a mettere insieme tutto quanto il nostro sistema. Quindi le competenze che dovrebbe avere un gruppo di monitoraggio per poter dare realmente supporto a RUP e DEC nella gestione dei loro contratti sono un esperto in qualità del software, un esperto in ingegneria del software. Un esperto, ad esempio, di misura del software. Se io erogo servizi e questi servizi li compro sul mercato, quindi contratti di sviluppo software, oppure se vado in riuso. Quindi tutto quello che gira intorno al software. Avere una o due persone a disposizione in modo trasversale, a disposizione di più contratti, è quello che potrebbe essere veramente un punto in più per le amministrazioni per gestire i propri contratti. Un'altra delle caratteristiche che dovrebbe avere, ed è quella che viene spesso dimenticata, eppure adesso con tutti gli incidenti di sicurezza che sono accaduti, dovrebbe tornare finalmente in auge, è proprio quella del responsabile praticamente della sicurezza, IT. Ora, i requisiti non funzionali di uno sviluppo software sono fondamentali. Agida ha emesso delle linee guida sullo sviluppo del software sicuro. Esistono tantissimi tool per la sicurezza, anche per l'analisi del rischio nella sicurezza. Ecco, tutte queste sono praticamente competenze che un'amministrazione dovrebbe avere a disposizione dell'RTD. E quali, se non nel gruppo di monitoraggio, queste competenze possono sicuramente essere utilizzate anche a supporto degli altri contratti? Come vedete, io continuo a ripetere, sembra assurdo, ma continuo a ripetere sempre le stesse cose. Gruppo trasversale a supporto di RUP e DEC e di una visione completa dell'IT a 360 gradi. Questo è in poche parole il monitoraggio. Quindi, in concreto, cosa vuol fare il monitoraggio? Qual è praticamente l'ambizione dietro la circolare, dietro l'articolo del CAD? Essenzialmente è quello di creare all'interno dell'amministrazione un centro di competenza per la governance dei contratti, dando una visione praticamente il più possibile completa del sistema informativo. Contribuire ad introdurre nell'amministrazione le tecniche del project management. Una delle situazioni paradossali nelle pubbliche amministrazioni è proprio questa: ci sono moltissime competenze singole di project management, quindi ci sono magari vari dipendenti, funzionari che hanno competenze di project management, ma non vengono utilizzati. Quindi, creare un centro di competenza dove si riesca a poter definire un piano di progetto globale per l'IT, una visione completa dell'IT, mettendo a disposizione queste competenze. E quindi supportare le figure che governano i contratti con le attività specialistiche senza sostituirsi ad essi. Quindi, ad esempio, supportare le commissioni di verifica di conformità, supportare ad esempio il RUP e il DEC per quanto riguarda l'avanzamento economico, ma non è l'avanzamento economico la cifra del monitoraggio. Ora, andiamo a vedere l'approccio al monitoraggio. Io vi ho parlato del mondo dei sogni, parliamoci chiaro, è quello che praticamente si va a dire a tutte le amministrazioni, a quello che si può fare. In concreto, che cos'è il monitoraggio per le amministrazioni? Ci sono tre tipologie di monitoraggio che si possono fare, diciamo in modo incrementale. Partiamo dal monitoraggio light, ovvero il gruppo di monitoraggio riceve dal RUP e il DEC tutte le informazioni per poter elaborare i propri report. È la visione praticamente di base, cioè io faccio avanzamento economico, avanzamento contabile, vado a vedere i livelli di servizio, ho definito una serie di indicatori per gli obiettivi e vado a misurarli.
Ecco, questo è monitoraggio light, è quello che di solito consigliamo per le piccolissime amministrazioni. Però ricordiamoci, stiamo parlando di contratti che vanno da 5 milioni in su, 5 milioni praticamente per l'in-house, ma affidamenti da 10 milioni in su, quindi non parliamo di piccole amministrazioni. Però ripeto, questo è il primo approccio. È quello che anche consigliamo quando si inizia a fare monitoraggio, cioè quando un'amministrazione che non ha mai fatto monitoraggio si vuole avvicinare. Quindi vuole cominciare a implementare, anzi a progettare e implementare i processi di monitoraggio, si consiglia di partire con un approccio light. Quindi praticamente i canali di informazione sono RUP e DEC, e commissioni di collaudo, il monitoraggio elabora praticamente i propri report e li porta a disposizione dell'RTD. Il monitoraggio vero e proprio, che è in cui praticamente al monitore vengono demandate tutta una serie di attività e processi, ad esempio il supporto al collaudo per quanto riguarda i requisiti non funzionali, ad esempio il conteggio di faction point, la verifica dei livelli di servizio, gli audit di seconda parte. Una delle attività praticamente che venivano svolte dal monitoraggio, secondo la vecchia normativa 39 del 93, era quello di fare audit sui fornitori. Quindi si andava veramente in casa del fornitore, andare a vedere i loro processi di produzione se erano conformi a quanto previsto nel contratto. In questo momento, ad esempio, dove i fornitori, stiamo parlando ad esempio del GDPR, dove i fornitori hanno praticamente il ruolo di responsabile del trattamento, un audit di seconda parte in ambito sicurezza e data protection, ad esempio, potrebbe essere un'enorme cifra distintiva, perché comunque bisogna farli, sono obbligatori. Chi meglio di chi materialmente tutti i giorni lavora su quei contratti e quindi conosce quei fornitori, che possa fare ad esempio un audit di seconda parte sulla sicurezza IT oppure sulla data protection? Queste sono le attività che potrebbe farlo in modo trasversale il gruppo di monitoraggio su uno o più contratti. Poi c'è il monitoraggio hard, quello che solamente un'amministrazione pubblica ha mai attivato in tutti questi anni, almeno quella che conosco io. Ovvero praticamente vengono demandate al monitore tutte le attività di verifica e controllo che non dipendono esclusivamente da RUP e DEC. Cioè, ad esempio, tutte le attività che abbiamo visto prima, ad esempio il collaudo, la verifica dei livelli di servizio e tutto quanto, ma non solo, ad esempio l'analisi del codice. Tutte attività, diciamo, specialistiche che hanno un impatto enorme sull'amministrazione e sulla vita di un contratto, ma che praticamente spesso l'amministrazione non fa. La verifica degli stress test che fa il fornitore, la verifica praticamente, della sicurezza del codice, tutto quanto, sono attività che non si riescono a fare mai perché per mancanza essenzialmente di competenze interne oppure per mancanza cioè, ad esempio, l'INAIL fa un contratto esterno per l'analisi dei requisiti non funzionali di sicurezza, un contratto da 4 milioni di euro su tutto lo sviluppato da altri contratti. Quindi, come vedete, non è detto che si faccia praticamente sempre tutto, però ci sono amministrazioni che lo fanno, che preferiscono avere queste competenze o prenderle dall'esterno per poter fare questo tipo di attività. Come si passa dal light all'hard? Beh, non ci si arriva praticamente in un giorno, né in un anno, né in 3-4 anni. Ci si arriva soprattutto creando la consapevolezza dell'importanza di queste attività. Quali sono i primi passi da svolgere materialmente per fare il monitoraggio? E sono quelli degli adempimenti. C'è un motivo per cui alcuni adempimenti sono stati mantenuti e altri invece sono stati cancellati, passando dalla 4, oh, dalla 4 del 2016 alla circolare 1 del 2021. E questi sono esattamente l'approccio che noi consigliamo alle amministrazioni per poter svolgere l'attività di monitoraggio. Ovviamente la prima, nominare il responsabile, cioè trovare a chi mollare il cerino, essenzialmente. Trovare quindi una competenza interna che possa gestire in modo trasversale il monitoraggio dei contratti. Analizzare praticamente
i contratti in essere per verificare se ci sono o no i requisiti per mettere sotto monitoraggio un contratto o no. Ora, su questo bisogna essere abbastanza trasciante, cioè non ci sono, se non ci sono contratti che hanno delle soglie economiche, molto spesso ci si dimentica che esiste anche un'altra condizione, che è quella di impatto sulle amministrazioni. Vi faccio un esempio. Se un'amministrazione ha attivato, ad esempio, con il vecchio accordo quadro SPC Cloud, quindi di sicurezza, un contratto di, che ne so, 1 milione, 2 milioni sulla sicurezza, non può dire che quel contratto non ha un alto impatto sull'amministrazione. Cioè, lo può anche dire, ma non è vero. Come si fa ad avere questa posizione? Non è possibile. Quindi fate bene attenzione quando fate l'analisi dei contratti. Perché? Perché l'analisi dei contratti impatta soltanto se uno vuol farceli entrare o no. Chi ha l'in-house e praticamente utilizza quindi con una convenzione o altro, lì scatta la soglia 5 milioni, non 5 milioni. Accordo quadro se raggiungi i 10 milioni. Ma per tutto il resto, sull'impatto, le amministrazioni dovrebbero lavorare molto, perché come faccio a capire io se un contratto ha un alto impatto? Beh, il responsabile del monitoraggio, c'è anche un motivo per cui chiediamo che sia praticamente un funzionario apicale o un dirigente, si prende anche la responsabilità di dire no, questo contratto ha un alto impatto sull'amministrazione. Anche perché Agid ha poco margine per poter identificare i contratti fuori soglia, cioè che non stanno nella soglia prevista, perché o vanno a parere o praticamente, come adesso stanno facendo tutte le amministrazioni, si rivolgono essenzialmente ai contratti quadro Consip o alle convenzioni Consip. Quindi tutto quel mondo sfugge ad Agid. Ma, ripeto, un contratto sulla sicurezza di importo di 2 milioni che prevede un assessment sulla sicurezza e sulla data protection non può non essere un contratto che ha un alto impatto. Quindi, ripeto, l'analisi dei contratti in essere dell'amministrazione è una delle fasi fondamentali. Non è soltanto la lista della specie, sì o no, perché in base a quelli che sono i contratti praticamente che si possono sottoporre a monitoraggio, da lì nasce praticamente non solo la consapevolezza, ma si scrivono i processi interni, si costruisce su quello. Poi, una volta che sono stati identificati i contratti, si scrivono i processi. Quindi devo identificare la modalità con cui io voglio operativamente fare il monitoraggio. Voglio farlo semplice, voglio farlo light, voglio provare a fare un monitoraggio invece hard? Oppure voglio, ad esempio, soltanto adesso andare a disegnare i processi in modo da metterli a disposizione di tutti, RUP e DEC? Ecco, questo è l'approccio, la mentalità giusta. La forza della circolare e allo stesso tempo la sua debolezza è che, come tutte le normative, le amministrazioni possono o aderire ed essere, diciamo, entusiaste di fare un certo adempimento, oppure possono aderire e non essere entusiaste. Se non sono entusiaste, ovviamente quel tipo di attività andrà a diventare un mero adempimento e si fa soltanto perché ce lo chiede l'Agid, che non serve assolutamente a nulla un approccio così, purtroppo. Quindi, ripeto, stabilisco le modalità operative, definisco le mie risorse interne, ho le competenze, le capacità esterne, vado praticamente sul mercato, oppure faccio una modalità mista, oppure fate bene attenzione, posso anche decidere di partire con una modalità mista per avere poi un gruppo interno, cioè non è che c'è un bisogno praticamente di avere tutto e subito, anzi, in modalità incrementale, questo è sicuramente l'approccio migliore per tutte le amministrazioni. E qui inizia l'analisi del singolo contratto. Ora, questa attività verrà ben spiegata praticamente nei prossimi due webinar. Perché? Perché essenzialmente andremo a vedere operativamente, partendo da un piano dei fabbisogni, come si costruiscono i primi due adempimenti fondamentali di un contratto, che sono
il documento di screening e il piano di monitoraggio. Quindi, l'analisi di un contratto dal punto di vista del monitoraggio cosa prevede? Acquisizione di tutta la documentazione e caricamento sulla BIM, sulla base informativa di monitoraggio, essenzialmente uno strumento che ci permette di non solo avere la documentazione, ma di poter gestire in un'ottica integrata anche più contratti. Identificare gli obiettivi del contratto, cioè perché ho fatto questo contratto. Farlo a posteriori, cioè partire da un contratto già in essere e costruire gli indicatori è sempre la strada peggiore, perché non abbiamo la visibilità del perché è stata fatta certe scelte. Costruire un contratto a priori con degli obiettivi ci permette di facilitarci la vita. E vi ricordo che chiunque aderisca a una convenzione CONSIP, adesso a un accordo quadro CONSIP, nel piano dei fabbisogni deve indicare gli obiettivi. Addirittura ci sono per alcuni, ad esempio la Digital Transformation, l'obbligo di indicare gli obiettivi di digitalizzazione. Vado a chiudere perché è finito il tempo. Identificare gli obiettivi e andarli a scrivere nel documento di screening. Il documento di screening è un documentino semplice che va inviato ad Agid che deve contenere quattro informazioni fondamentali del contratto. Cosa si fa con quel contratto? Qual è la qualità prevista di quel contratto, quindi i livelli di servizio, quali obiettivi ha e come vado a misurarli. Questo è in sintesi il documento di screening. E poi alla fine predisporre il piano di monitoraggio, cioè indicare per quello specifico contratto quali processi e attività verranno materialmente svolte per poter gestire il monitoraggio di quel contratto. Qual è l'attività a valore aggiunto del monitoraggio? Abbiamo detto, non è soltanto mettere a disposizione tutta una serie di expertise, ma anche e soprattutto permettere di avere una visione a 360 gradi di tutti i servizi erogati da tutti i contratti. Quindi permettere di mettere insieme questa visione. E soprattutto verificare gli avanzamenti dei propri obiettivi, del proprio piano strategico rispetto a quello che mi sto dando. Questa è un po' la visione, tutto quanto. Nel prossimo webinar parleremo esattamente di questo, come costruire il documento di screening, identificando chiaramente gli obiettivi di un contratto, partendo dalle informazioni contrattuali. Ad esempio, noi ci concentreremo, visto appunto che molte amministrazioni stanno andando sui contratti CONSIP, ci concentreremo su un accordo quadro CONSIP standard, quindi partendo da un piano dei fabbisogni, costruiremo il documento di screening e successivamente, nel terzo webinar, il piano di monitoraggio. Ringrazio tutti quanti per avermi sopportato per questi minuti. Lascio la parola a Patrizia. Allora, eccomi, grazie Andrea, grazie molte per la chiarissima esposizione. Puoi vedere adesso nella parte delle domande relative ai docenti quali sono le domande che sono state fatte rivolte a te. E ce n'è una parte ancora dedicata diciamo, alla parte illustrata da Maria Luisa, a cui cerchiamo di rispondere dopo, se diciamo, siete abbastanza rapidi. Non so come vogliamo Sì. fare, se Andrea rispondi a questa parte di domande, a partire da quella di Andrea Manica. Faccio rispondere a Maria Luisa. Faccio rispondere prima a Maria Luisa Se quelle Maria sue e poi Luisa vado io. riprende allora le domande dall'inizio con quella, diciamo, che richiedeva l'approfondimento di Vincenza Ok, Belviso. Va bene, Andrea, ti riprendi da lì. ringrazio. Ok. Allora, la prima che era legata proprio riguardo al discorso della circolare, quindi alle amministrazioni e all'ambito di applicazione. Allora, come riportava la collega Belviso, è corretto dire che nell'ambito, cioè nella circolare è previsto un ambito di applicazione legato all'articolo 2,2 del CAD, quindi che comprende anche la lettera C. E quindi la società a controllo pubblico. Quindi la circolare si applica a tutte le lettere del CAD, anche
al momento per come è stata scritta. Nella presentazione abbiamo, diciamo, ristretto l'ambito alla lettera A, perché come vi ho precisato, al momento, diciamo, gli adempimenti del monitoraggio non sono, adottati da molte amministrazioni. Quindi in questa presentazione volevamo, diciamo, accendere l'attenzione su questi. Ma comunque, ripeto, siete coinvolti. Stiamo valutando di, diciamo, fare dei cambiamenti alla circolare e probabilmente, nel momento in cui lo faremo, restringeremo forse il campo alle sole amministrazioni, però questa è una decisione che non spetta, diciamo, direttamente a noi. Quindi, per rispondere alla sua domanda, siete coinvolti negli adempimenti della circolare. Poi ci tenevo, sono tante le domande, io rispondo ad altre due anche per giustamente spostare l'attenzione sulla parte di Andrea. Innanzitutto volevo rispondere diciamo, all'osservazione del collega che faceva presente che questi dati, parte di questi dati, sono già presenti nei sistemi ANAC, SIMOG e quindi chiedeva. Come mai, insomma, l'attività di monitoraggio, diciamo, ci chiede quest'ulteriore, aggravio? Non è così. Allora, il monitoraggio è un'attività, come abbiamo ampiamente spiegato, magari se vuole ci sentiamo anche tramite mail in un altro momento. Il monitoraggio è un'attività, diciamo, dal punto di vista tecnico molto più puntuale. La parte di dati che voi siete, diciamo, inserite su ANAC e SIMOG sicuramente legata alla gestione dei contratti e, diciamo, non le nascondo che noi siamo in una fase di, diciamo, disegno di un processo anche per noi di automazione di recupero questi dati. Molto probabilmente coinvolgeremo anche ANAC per aiutarvi a non riscrivere queste informazioni, però, diciamo, questo è un'attività che faremo più avanti nel tempo. Comunque, ho visto che già qualcun altro le ha risposto sottolineando che il monitoraggio è un'attività un po' più complessa. Noi parliamo di stati di avanzamento, insomma, sia economici che tecnici. L'ANAC si ferma ad un aspetto, diciamo, puramente quasi amministrativo. L'altra alla quale rispondo e poi lascio la parola ad Andrea, le altre, ripeto, troveranno risposta, credo, sul sito, come annunciava Patrizia. Era legata al discorso della confusione che magari posso aver creato non volutamente nella descrizione della tipologia dei contratti. Allora, i criteri economici e i criteri di impatto, diciamo, sono validi entrambi, nel senso che non è detto che un contratto che rispetti, che rientri nella soglia, debba avere anche, rispettare anche i criteri di impatto. Cioè, sono tutti indipendenti l'uno dall'altro. Questo, insomma, per sottolineare questo aspetto. Per quanto riguarda la figura, insomma, del DEC, le competenze del DEC, lascio ad Andrea questi 8 minuti perché vedo che ce ne sono, le altre, rispondiamo sul sito. Maria Luisa, Allora, allora Andrea, sì, guarda le tue domande. sì, Ecco, stavo leggendo. Allora, benissimo. intanto, con quale profilo professionale si può fare il DEC? Qui rimandiamo alle linee guida DEC sul direttore di esecuzione del contratto, quindi non entriamo noi in nessun modo. La circolare non agisce in nessun modo e per nessun motivo sul codice dei contratti, su quello che è l'ambito di applicazione del codice dei contratti. Quindi noi non possiamo dare nessun tipo di cioè, informazione, possiamo anche dare informazioni, non possiamo dare nessun tipo di criterio o attività per quanto riguarda RUP e DEC. Quali sono praticamente le sue responsabilità? Sono scritte nelle linee guida praticamente emanate dal Ministero per il DEC. Quindi mentre per il RUP ci sono le linee guida ANAC, per il DEC ci sono le linee guida del MIT, che sono attualmente valide. Il responsabile del monitoraggio rientra o può rientrare nelle figure tecniche retribuite con il 2%? Allora, su questo, ecco, questa è una domanda che bisognerebbe porre all'ANAC. Perché? Perché in teoria in questo 2% rientrano, o meglio,
Le figure tecniche che possono essere retribuite con il 2% dell'importo a base d'asta, in teoria sono quelle incaricate della progettazione del governo e delle verifiche praticamente sui contratti. Quindi, in teoria, sì, se il gruppo di monitoraggio è chiamato, ad esempio, a svolgere attività di progettazione della gara, possono essere retribuite. Se ripeto, il gruppo di monitoraggio è chiamato, ad esempio, a fare verifiche di conformità, sì, possono essere retribuite all'interno di questo 2%. In generale, no, nel senso che questo 2% va solamente alle attività previste dal codice degli appalti. Quindi, non, ripeto, noi con il codice degli appalti siamo praticamente un'attrati, cioè non rientriamo nella stessa logica. Allora, il responsabile deve essere necessariamente una figura diversa dall'RTD o può essere ricoperto allo stesso RTD? Allora, per il responsabile del monitoraggio, RTD o non RTD, ecco, questo dipende essenzialmente dall'amministrazione di cui stiamo parlando. Cioè, se parliamo di una piccola amministrazione dove realmente sono assenti figure tali o altro, allora si può anche discutere. In generale, l'AGID ha sempre detto che non è molto convinta di tutto ciò, però tutto quanto, ripeto, dipende dall'amministrazione. Se l'amministrazione non ha figure apicali, è facile che farlo. È sconsigliabile perché? Perché fare responsabile del monitoraggio è un'attività già che comporta molti oneri dal punto di vista di gestione e delle attività da svolgere. Quindi, a priori lo può fare. Diciamo che dal nostro punto di vista non è consigliabile. Che tipo di strumento. Scusate, mi è sfuggito. Allora, che tipo di strumento a supporto dell'attività pensate? Per esempio, l'acronimo della BIM è fuorviante, avendo significato. No, allora attenzione: la BIM significa tante cose, il termine BIM. Nella nostra circolare è stato specificato che si chiama base informativa di monitoraggio. Come ad esempio nel project management, se lei prende il PMBOK, la BIP è la base informativa di progetto, da cui appunto noi abbiamo derivato la BIM. Il BIM che lei intende qui, in questo caso, è uno strumento a supporto praticamente della pianificazione, della gestione praticamente dei lavori pubblici. Mi sembra adesso vada a ricordarmi Building Information Management, quindi magari ha a che fare con la connessione o altro. Sì. Quindi, però ripeto, non è fuorviante l'uso dell'acronimo, anche perché diciamo che il termine BIM è un pochino più vecchio di questo, della BIM come significato. Nel senso che questo è dal 93 che si viene utilizzato e se non mi sbaglio questo Building Information Management nasce un pochino dopo come tempistiche. Allora, ripeto, l'acronimo non è importante. Ad esempio, Consip gli piacciono tanto utilizzare portale di governance o portale della fornitura. È uno strumento, possiamo chiamarlo volendo anche Pippo, è uno strumento che permette praticamente di gestire in modo integrato sia la parte documentale che la parte di avanzamento, non soltanto contabile e stato avanzamento lavori, ma anche praticamente di obiettivi. Quindi è una visione, diciamo così, molto ampia. È uno strumento, e come tutti gli strumenti, ripeto, possiamo anche volendo cambiare nome, ma non ne vediamo la motivazione. Ma quindi, ad esempio, ho un contratto di 5.000, scusate, sono sfuggito, di 5.000 euro che riguarda un punto del piano triennale. Devo procedere a tutta la dettagliata del monitoraggio. Allora, anche su questo ci hanno fatto molte domande. Vi faccio un esempio. Uno dei punti del piano triennale è devo usare SPID. Ora, per usare SPID, un'amministrazione deve fare praticamente un accordo di cooperazione. Questo accordo di cooperazione è monitorato, guarda caso, da AGID. Quindi, per quel punto particolare del piano triennale, francamente, non è così fondamentale applicare un monitoraggio. Ci sono altri punti del piano triennale che magari potrebbero essere interessanti. Vi faccio un esempio. C'è un'amministrazione che sta svolgendo un contratto per 90, credo siano 90 o 100 mila euro per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei call center. Ecco, questo è un progetto che tra parentesi è anche citato nel piano triennale che potrebbe essere interessante andare a monitorare, proprio per le implicazioni che possono avere.
Ad esempio, i progetti di transizione al digitale, fatti ad esempio con la Digital Transformation o tutto quanto, ecco, quelli sono previsti dal piano triennale e possono essere, ad esempio, potrebbe essere importante per l'amministrazione porlo sotto monitoraggio. Ripeto, ci sono, qui è un criterio molto più discrezionale che reale, nel senso che bisognerebbe un attimo andarla a verificare punto per punto, però ripeto, su questo può scrivere ad Agid parlando appunto di qual è il punto del piano triennale al quale fa riferimento e se ne può parlare. Allora, ci sono delle sanzioni per il mancato rispetto? No, allora non ci sono. Allora, attenzione, non ci sono sanzioni. La circolare non prevede sanzioni. È diverso invece l'approccio dell'articolo 18 bis del CAD. L'articolo 18 bis prevede praticamente che un'amministrazione possa essere ritenuta inadempiente rispetto alle previsioni del CAD e l'AGID è chiamata a, diciamo così, vigilare su questi. Però ripeto, questo è un altro mondo, magari ne parleremo le prossime volte anche perché abbiamo finito il tempo. Per tutto il resto Andrea, daremo scusami un risposta a. attimo, solo un secondo, perché Sì. ho visto, chiedo a Patrizia solo 2 minuti, perché questa domanda è utile per tutti e vorrei chiarirla. Umberto Murano chiedeva: la stipula dell'ennesimo contratto Consip al raggiungimento dei 10 milioni implica il monitoraggio di contratti avviati magari molto tempo prima. Stessa cosa delle società in-house? Sì, è corretto, ma attenzione, noi stiamo parlando di accordi quadro. Gli accordi quadro hanno, diciamo, durata triennale, quinquennale, quindi molto tempo prima. Io capisco che l'adesione ai lotti sicuramente non verrà, diciamo, fatta nello stesso momento, però non credo che stiamo parlando di differenze temporali, diciamo, molto, molto sostanziose. Comunque anche di questo, ripeto, se ne può parlare, ci mandate magari dei riferimenti puntuali per capire cosa voglia dire molto tempo prima, perché come lei sa, le tempistiche, insomma, bisogna valutarle caso per caso. Chiedo scusa per l'interruzione, però mi sembrava opportuna. Lascio a te, Patrizia, la chiusura. Grazie. Allora, grazie Maria Luisa e grazie Andrea. Siccome le domande veramente sono state numerose, provvederemo a inoltrarvi quelle a cui non si è potuto rispondere online. Io voglio soltanto chiudere ricordando il prossimo appuntamento che è per il 23 novembre. Come ci siamo detti in chat, vi ricordo che bisogna iscriversi ad ognuno di questi webinar. Questo non è un ciclo, sono 3 webinar separati, quindi provvedete appunto all'iscrizione nel momento in cui sarà creata la pagina su Eventi PA. L'altra cosa che vi voglio ricordare è che ci si iscrive soltanto dalla pagina di Eventi PA. La notizia di questi webinar voi la trovate anche sul portale dell'RTD di Agid, la trovate diffusa, diciamo, anche su altri canali che sono i siti istituzionali che possono essere web, ma la pagina di iscrizione è sempre quella di Eventi PA. Lo dico perché appunto abbiamo avuto dei colleghi pugliesi che ci hanno segnalato di non aver ricevuto poi il collegamento, il link di collegamento, ma perché probabilmente non sono andati su quella pagina a iscriversi. Le altre notizie rimandano sempre alla pagina di eventi, che è l'unico modo per avere l'iscrizione sicura. E poi per scaricare l'attestato di iscrizione per l'appunto alla fine della validazione dell'evento. Allora, vi ricordo soltanto il titolo del prossimo webinar che è Analisi di un contratto, il documento di screening, dati, informazioni, analisi e sistemi a supporto del documento di screening, costruire il documento di screening. I nostri esperti saranno sempre Maria Luisa De Santis e Andrea Susa, che ringrazio ancora una volta, così come ringrazio tutti voi per la partecipazione. Allora, buona prosecuzione di pomeriggio e appuntamento al 23 novembre. Grazie mille, salve.